Bentornati nel mio canale! Proseguiamo le missioni con Son of Rome. Raggiungi il fondo della gola. Guardate che armatura, ho preso l'elmo nuovo. Adesso invece andiamo a fare qualche potenziamento, perché sarebbe ora. Allora, obiettivi, collezionabili, cronologia, di qua. Personalizza pacchetti bonus, potenzia abilità. Diciamo salute intanto. Niente. Furia. Non posso prendere la furia. Questo, non posso prendere questo. Niente. Sì. Scontro. Questo è col valore. Questo non posso prendere. Allora, ci devo pensare prima. Qui sta col valore. Corsa agli anelli, un'esecuzione nucleare, doppia esecuzione, colpo mortale, stoccata, trafiggi, lockdown, posizione la faccia destra. Niente. Furia. Niente furia. Questo. No, questo. Niente. Niente. Danni. Niente. Posteriore. Infatti dovrò usare. Mondo. Posto. Continuiamo. Dove siamo? Torna qua. Continua campagna. Spacco tutto. Qua perché? Peccato che non ci sono i vasi canoti, se no a quest'ora l'avrei spaccati tutti a uno, l'avrei spaccati tutti. Mi dava la finestra tutta, la finestra, non mi ricordo. Adesso se lasciamo il botto, adesso. Una sbloccata, l'hanno presa, la pergamena, è stata presa. Facciamo una corsetta e invece se si smaltisce il culo. Avete sentito, Bodecca? Andiamo a ricognizione, piazziamo trappole e occhi aperti, riferiamo qualsiasi attività romana nella zona. Si schiatta il personaggio, hanno perso il loro generale, faranno di tutto per riaverlo. Se sentite qualcosa, qualsiasi cosa, date l'allarme. Domande? Che ora è? Chiudi la bocca, Keenan. Va alla strada occidentale. Controlla le trappole, che scattino alla minima sollecitazione. Intesi? Certo! A posto. Quello è andato. Alistair, restate con me. Gli esploratori riferiscono di un distaccamento romano in zona. Forse diretto all'acquedotto. Ma non ci arriverà mai. Giusto. Sei a posto? Adesso ti spacco il culo. Posso passare di qua? Non posso passare di qua. Un romano solo solente. E che spacca il culo. Ora insieme uccidiamo! A destra quando faccio la seduzione, ok. Andiamo avanti. Era
Raggiungi l'acquedotto e cerca un punto per guardare il fiume in sicurezza. È pericoloso attraversare qui. Ho capito, ma... Qui c'è un disegno. Forse questo è il passaggio giusto. Nulla. Campagne ammazzate, non mi piace. Non mi piace questa faccella. Ecco cosa rimane della quarta legione. Vuole buscare, vuole assaggiare la mia squadra. Tu vuoi assaggiare la mia squadra? Ora, guerrieri, attaccate! Presa un morto! Innanzitutto fare i bonus di esperienza. Pergamena è stata presa e il pelato è morto. Allora, il pelato è sceso da andiamo avanti. Punto di controllo fatto. Però bisogna stare. Porca! Se una legione li avremmo già sentiti. Su, rilassa. Adesso io mi seguo piano piano. Ehi! E questo chi è? Perché il tuo acquedotto, Romano? Hai smarrito da qualche parte, eh? Cerca di essere più prudente. Fuggi via fuori! Raccapezzarci, adesso bisogna che... Mancato, bastardo romano!
Calma, calma. Andiamo avanti a soldi spadate. Sti trappoli di merda, se lo trovo lo sfondo. Ho sentito che una legione potrebbe attaccare l'acquedotto. No, ma qua sono troppi, però cazzo. Hai visto solo te. Dov'è la tua legione? Che peccato! Dove sono i tuoi miei ora? Via, via. Fuggi! Via, via da qua. Del previsto.
consiglio dirigersi in fretta all'acquedotto. Sempre che sia questa la parte che devo andare. Guarda, sì, devi dire che questa è la sentita. Non cadiamo, eh. Le legioni si avvicinano, disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Gli ordini. Forse di qui si sale. Lì per la cosa raggiungi i punti di appostamento degli arcieri. Come al solito, marea di morti. Saliamo un po'. Con un po' di sale. Freccia io. C'avevo. Saliamo la scaletta e ops. Via via. Il fatto è che non ho... Yeah.
salire lì sopra, praticamente la strada. Libero ragazzi, vai! C'è che strada così da difesa? Ma l'ho detto, guarda, figa di freccia! Muori! Via, via! Crepa! Mi ha fatto pure la faccia! Diavolo! Altro di chi? Di chi? Bisognerà spingerlo. Devo solo dargli una spinta. Oddio, ci siamo, ok. Perfetto, perfetto. Spacchiamo qualche altro culo. Ok, quello va bene così. Di cadaveri, andiamo avanti. Fratelli! Questo è who's that girl? La combra runetica di fiducia si conclude con un attacco psalmodevia con il giusto tempismo per sfruttare un'apertura nella sua guardia. Saresti mai dovuto venire qui. Facile fare, sì.
Peruccia, sei quasi morta. La settembre. Via via da qua. Sei morta, Peruccia, Peruccia, via via via.
qua. Come sono rimasti altri ragazzi? Scudi in alto! State fermi! Diffugiare giovellotti! State fermi! Lanciare! Coverti! Signore, il passaggio a destra. Vedete impegnati. Attaccate al mio comando. Devo fare in fretta. La linea non terrà a lungo. Questo? Achievement. Quello che c'è, Yggdrasil. Oggi
impressionante. Oh, ho detto riprova. Re Oswald! Come osate? Come osate stare qui? Proponete adesso questo tempio con la vostra presenza! Guardie! Prendeteli! Insieme! Prendiamolo! Dove sono i tuoi dei ora? Scicchiamolo! Arrenditi! O eliminerò la tua progenie. Ora! Basta!
britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così. Questa è opera dei pretoriani. Bene, un po' alla gladiatura. Pretoriani? Fermi! Amici di Roma, vi presento Basilius, figlio dell'imperatore. Comandante Vitellio, mi rallegro per la vostra venuta. Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... Le guardie prenderà il comando. Guardie, occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete. Il fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire... Che cosa ne hanno fatto questi selvaggi? Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano. Ma il nuovo condottiero Commodo, figlio del vostro re, è malvagio e merita il suo destino. Non ho altro da dire. Mi è chiaro ora che voi britanni non amate come noi romani. Tua figlia? Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Un momento, ti permetti? Come ti permetti? Io sono il figlio dell'imperatore. E io posso tutto ciò che voglio. Vi prego, no, non uccidetela, vi dirò ogni cosa. Commodo è stato ceduto al re Bicorne nelle lande settentrionali, al di là del vallo. Vi prego, lasciate mia figlia. Vi prego. Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Il linguaggio della violenza. Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo, dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri senza fondo, dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti e dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Molto male. Comandante, condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, rinchiudete i prigionieri. Preparatevi! Sentito il comandante, pronti a marciare! Centurione! Andiamo a nord! D'accordo! Si va a nord, ragazzi. Vitellio ci ha condotti a settentrione, oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini, così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità, nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Questo forte, il Fosso di Glott, si dice sia niente meno che il Parco Perlane, luogo di fiamme e morte. Temo che ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Ingegneri, lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura le spade. Ci muoviamo alla decima ora. Sì, signore. Ecco, c'è da lavorare. E a questo punto io vi lascio, Walking Dead vi lascia. Alla prossima e un altro episodio di Son of Signore, Rome. Scorgete qualcosa? Bye.